Mi trovo a Matera, abbiamo tenuto il convegno Terra, Aria e Cibo Biologico. Ho avuto modo di presentare le ragioni della mia candidatura e ho presentato il dramma che tutti conoscono, il dramma ambientale di Taranto, proprio per cercare di capire come Matera davvero è diventata un'eccellenza a livello di sviluppo economico grazie ad aver puntato sul fattore turismo, sul fattore cultura. E mentre così stavamo per ritornare, stavamo per riavviarci alla macchina, ecco che presso la maestosa e fantastica piazza di San Francesco, con la chiesa appunto che insiste sul sagrato sulla piazza, ho visto i Poggei di San Francesco, una meravigliosa realtà che è aperta, funzionante, visitabile, cosa che a Taranto non abbiamo, perché è una vergogna che la città di Taranto, una vergogna targata amministrazione Melucci-Musillo, perché Musillo ha governato 4 anni e mezzo con Melucci, e gli Poggei di Taranto, capitale della Magna Grecia, sono chiusi. È una vergogna indicibile. Prendiamo piuttosto esempio da Matera, che sa tenere gli Poggei aperti, e Matera sa fare cultura. Fare cultura vuol dire fare turismo, e fare turismo vuol dire fare economia, e fare economia significa creare occupazione. E mi sono appunto addentrato all'interno di questi Poggei. Ho davvero una realtà fantastica che ci fa sentire il sapore proprio di quel mondo lontano di secoli, secoli e secoli fa, un mondo di storia, di cultura, e da un lato la soddisfazione di vedere un patrimonio storico, artistico valorizzato, dall'altro la rabbia perché la mia città, Taranto, la nostra città, ha quegli ipogei chiusi. Fa davvero male, è uno schiaffo a una città che vuole appunto promuoversi, una città che vuole crescere. Questo è il fallimento della cultura a Taranto, un fallimento targato Melucci Musillo, un fallimento targato Fabiano Marti, già vice sindaco di Taranto e assessore alla cultura. Marti dovrebbe imparare davvero cosa significa fare cultura, farsi un giretto a Matera. Sono 40-45 minuti di macchina, di auto, e Marti capirebbe, imparerebbe cosa significa valorizzare il territorio. Non l'ha saputo fare in tutti questi anni, non l'ha saputo fare Melucci. Insomma, Taranto è una città che purtroppo è stata amministrata da gente assolutamente incapace, che ha depauperato la ricchezza di cui il nostro territorio appunto dispone. Ma vedete qui che bellezza, non solo la ricchezza del patrimonio, ma anche proprio la capacità di custodirlo, di gestirlo, di manutenerlo. Dobbiamo imparare da Matera. Io da sindaco proprio avrò rapporti molto diretti, continui con Matera, che è stata capitale europea della cultura nel 2019, quindi questa sarà appunto un'occasione per cementare questi rapporti, questi scambi culturali, per far crescere Taranto sul modello appunto di Matera. E sempre in questi Poggei abbiamo un bellissimo teatro davvero fantastico, in cui si tengono eventi teatrali, eventi di musica, eventi di cultura, e molto spesso anche l'orchestra, la nostra orchestra della Magna Grecia, è venuta qui. Quindi all'interno degli Ipogei si fa cultura. A Taranto invece gli Ipogei sono chiusi e l'anfiteatro è ricoperto di asfalto ed è adibito ai parcheggi. Che tristezza, che vergogna, ma da giugno cambiamo la rotta con la mia amministrazione. Taranto vivrà di cultura e certamente, come dire, gareggeremo in una sfida simpatica con Matera per vedere appunto chi
fa meglio cultura, una sfida simpatica, e ovviamente inizialmente ci confronteremo con l'amministrazione di Matera, perché è bello apprendere, imparare, abbracciarsi con chi sa fare cultura. La nostra è una Taranto diversa, non è la Taranto che ha schiacciato, calpestato la cultura, una Taranto capeggiata dai vari Melucci, dai vari Musillo, dai vari Marti, che sicuramente, decisamente, hanno fatto a botte con la cultura in questi 4 anni e mezzo di disamministrazione, passatemi questo neologismo. E per concludere, mentre ogni giorno questi poggi sono sempre aperti a Matera, a Taranto tutti i giorni sono chiusi. Vergogna, Melucci!